Guernica, storicamente capitale morale e religiosa dei Paesi Baschi spagnoli, è divenuta celebre per aver subito forse il primo bombardamento aereo a tappeto della storia. L'attacco ebbe luogo il 26 aprile 1937 durante la guerra civile. Ispirandosi a questo atroce fatto di sangue, Pablo Picasso dipinse una grande tela per il padiglione spagnolo dell'Esposizione Universale di Parigi del 1937. Il quadro, dalle imponenti dimensioni, è diventato un simbolo del martirio delle popolazioni civili vittime della guerra. Inizialmente rifiutata dal governo basco, Picasso richiese che l'opera non entrasse nel territorio spagnolo fino alla morte del generalissimo Franco. Conservata al MoMA di New York dal 1939, nel 1953, per volontà dell'autore, venne esposta a Palazzo Reale nella Sala delle Cariatidi, sfigurata dai bombardamenti. È qui che Ercole Pignatelli, giovane pittore diciottenne appena sbarcato a Milano dalla nativa Lecce, la vide per la prima volta, rimanendone fortemente impressionato. Avevo 18 anni e il destino volle che arrivassi a Milano il 20 novembre del 53. La sorpresa fu quella che, uscendo, fui attratto da uno striscione gigantesco. Mi voltai e vidi Picasso a Palazzo Reale. Per il resto della sua lunga carriera, Pignatelli ha modellato la propria poetica pittorica sul ricordo di quell'esperienza, combinando le assonanze barocche della sua infanzia con le forme debordanti contenute in quel rettangolo di tela. Oggi, nel ricordo di quella mostra, tutta la carriera di Pignatelli è tornata come una conclusione scontata nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, dove, come un estremo omaggio all'opera Guernica e al suo autore, il pittore leccese si è cimentato in un'impresa impossibile: reinterpretare il quadro in 12 giorni davanti al pubblico che poteva assistere, mentre lui dipingeva Memento Amare Semper per stimolare un momento di meditazione sul tema della guerra e dei massacri.